Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Italia. Oggi siamo su Story of Seasons, Friends of Mineral Town. Il gioco, diciamo la serie Story of Seasons, non la conosco moltissimo, ma so che è uscito tempo fa un gioco su Doraemon sempre di Story of Seasons, credo siano della stessa serie, insomma. Quello era in italiano, questo in realtà no, nel senso che è in inglese e a dire la verità partiva in giapponese, ho dovuto modificare il file per farlo partire, insomma, però adesso sembra essere tutto risolto. Come ogni gioco di stile, diciamo, nipponico, è abbastanza complicato nei comandi, infatti andremo adesso a fare pian piano la nostra selezione usando le frecce, l'invio, insomma, il colore della pelle, la facciamo bella bianchiccia, faccio questo, non so, non c'è una gran scelta. Però andiamo a giocarlo, non lo chiamiamo Yuto, ma lo chiamiamo Indie. Il mio compleanno ormai lo sapete già, io compio gli anni in inverno, il 26 d'inverno. La difficoltà di gioco la facciamo, ci sono due modalità. La prima è la semplice, che inizi con molti soldi, vendi e guadagni di più. È più facile far salire quanto noi piacciamo le persone. Iniziamo con 18 tulipani nel campo, la normal mode, che è quella che andremo a fare. Nessuna feature del simple mode e una sfida soddisfacente è quello che andremo a fare. Voglio analizzare questo gioco con voi la prima volta perché guardandolo mi sono chiesto: ma questo è il vero Animal Crossing per PC? Beh, andremo a vedere, insomma, se è qualcosa che gli si avvicina. Poi, io ringrazio la Marvelous per avermi concesso di registrare questo, di possedere e di portare questo gioco in video. Un giorno, il gioco costa 49 euro su Steam, non è poco, infatti lo andiamo a analizzare anche per quello. Un giorno una lettera speciale è arrivata nella mia cassetta postale. Era stata mandata da una persona che mi aveva presentato al sindaco di una città piccolina, insomma. Il momento che ho finito di leggere quella lettera, ho impacchettato tutte le mie cose e sono andato da Itto alla stazione dei treni. Ho comprato un biglietto per Mineral Town, il posto dove mio nonno aveva la sua fattoria. L'inizio, diciamo, mi sembra molto simile a quello di un altro gioco che non dirò qui. Bene, graficamente non mi smentisco, ricorda Animal Crossing, mancano gli animaletti, insomma. Buongiorno, tu sei Indie, immagino. Sono Thomas. È un mio grande onore presiedere Mineral Town come suo sindaco. È così. Questa è la terra che il tuo nonno ti ha lasciato. Mi dispiace che c'è stato un po' di tempo per... vabbè, sì, insomma, si è rovinato tutto. Ricordi quando venivi qui da bambino? Passavi l'estate insieme a tuo nonno, sì. Abbiamo una diapositiva? Mi dispiace, Indy. Abbiamo cancellato le nostre vacanze quest'estate. C'è qualcosa di molto importante che... Ok. Mi dispiace molto che non possiamo andare. Ti prometto che faremo per te. Insomma, mi dispiace. Ti prego di capire. Non fare una vacanza di famiglia, ma abbiamo chiesto al tuo nonno di star con lui. Ah, ok, la famiglia non poteva andare, ci ha mandato. La sua farm è meravigliosa, è circondata dalla natura, con ogni sorta di posto da esplorare. Puoi rilassarti e giocare come vuoi. Abbiamo già impacchettato le tue cose. Ok, non abbiamo una diapositiva, ma avevamo un testo che ci riassumeva un po' quello che... ecco, è arrivata anche la diapositiva. Ecco, il nonno, col cane. Oh, sei qui, Indy. Ti ricordi di me? Sono tuo nonno. Fin lì. Ok. Mi dispiace. Da fare. Ci sono alcuni bambini qua della tua età in città. Sono sicuro che vorranno giocare con te. Vai a presentarti, insomma. E stiamo andando a vedere. Sì, qua intanto cavalchiamo una mucca. E cadiamo rovinosamente a terra. Vediamo il cavallo. Proviamo il cavallo. Non veniamo a terra stavolta, inseguiamo una gallina, le galline inseguono noi, peschiamo e ce la facciamo in questo caso. Davvero divertente, simpatico. Chi sei tu? E qua conosciamo un bambino.
Qualcuno adesso ha detto che c'è un visitatore alla vecchia fattoria, adesso è lui. Giochi sempre da solo. Wow, anch'io giocavo da solo, di la verità. Mi piace molto questo posto, vengo qui ogni volta. Vabbè, l'inglese devo dire che è piuttosto semplice se avete il tempo di star lì e leggerlo, insomma. Bene, Indy, come ti sembra la vita di campagna? È divertente? Quando tornerai a casa, di ciao alla tua ma ai tuoi genitori da parte mia e digli che ti sei divertito, insomma. Stai già andando? Mi mancherai. Tornerai un giorno, vero? Promesso, tornerò. Bene, abbiamo finito con l'angolo dei ricordi. Torniamo dal sindaco che ha un cappello quantomeno discutibile, ma sono 20 anni da allora. Va bene, sei diventato grande. Il tuo nonno ha amato molto questa fattoria. Va bene. Che cazzo di domanda mi ha fatto? Sì. Va bene. Ok. Non ho letto l'ultimo, non salto da tanto qua, siamo alla fine. What name your Indy Land? Sperando mi abbia chiesto Indy, così chiamiamo così Indy Farm. Ecco, perfetto, Indy Farm. Se no mi veniva Indy Farm Farm. Avviare una fattoria non è il lavoro più facile del mondo, ma lavora duro e sono sicuro che tuo nonno sarà, insomma, contento di te. Sono sicuro che tu sarai stanco dal lungo viaggio che hai fatto per arrivare fin qui, perché non ti riposi per il resto della giornata? Devo tornare ai miei doveri da sindaco, ti auguro una buona serata. Domani la mia nuova vita da fattore comincerà. Bene. Mangiato, abbiamo mangiato. Ci sono in alto a sinistra i cuoricini, sotto forma di mele, che è la vita. In alto a destra il giorno, la primavera, insomma la stagione, l'ora e l'oro. Insomma, andiamo a vedere adesso come funziona. Si gioca con il mouse, interessante, non me sa. Dovrei aspettare. Sì, perfetto. Spero lo traducano in italiano, hanno tradotto il gioco di Doraemon, anche se credo sia un pelino diverso da questo. Comunque, diciamo che anche il fatto che mi riassuma a fine giornata tutta questa cosa con tutto quello che ho prodotto, quello che ho scavato, insomma, mi ricorda un altro gioco, sempre di più che Animal Crossing. Però va bene. Allora, intanto abbiamo il journal, poi si può scrivere nel journal. Vediamo che cosa si può. Ah, il salvataggio. Perfetto. Tutto fatto, bene. Ovviamente questo è un gioco dove sarete voi a dirmi se lo volete vedere ancora, insomma, adesso noi ci andiamo a provare. Vediamo la mappa della città, carina, non è grandissima. Possiamo vedere tutto. Indie Farm, questa è la mia farm. Qua abbiamo Hot Spring, ok, qua abbiamo la casa di Duke and Man. Ok, vari negozi, va bene. Farm map. Ah, ok, questa è la farm, bella grande, devo dire. Esploriamo anche gli altri menu. I resident, gli animali, niente, non abbiamo nulla. Qua abbiamo, vabbè, quello che abbiamo in tasca, l'inventario nello zaino. Qua abbiamo la nostra card personale con tutte le, credo, colture, insomma, a livello dei campi che abbiamo raggiunto e le opzioni. Vabbè, intanto andiamo. È un peccato davvero che non sia in italiano perché ovviamente è comprensibilissimo, però ce lo saremmo goduti con un po' più di leggerezza. Buongiorno, Wang. Buongiorno, mi dispiace disturbarti a questa ora della mattina. Le mie, diciamo, più umili scuse. Non mi sono presentato, sono Yuang, un mercante viaggiatore. Sono appena arrivato in questa città ed è un onore incontrarti. Ho visto che possiedi una fattoria, vero? Beh, allora io ho dei semi in vendita, semi rari, semi unici. Vieni a vedere le mie merci, acquistale. Mister Zack ha generosamente, mi ha generosamente permesso di stare in questa città. Ho aperto il mio negozio qui. Vieni quando vuoi, sei sempre il benvenuto come nuovo cliente, insomma. Devo andare a incontrare gli altri clienti in città, arrivederci. Va bene, va bene. Allora, abbiamo la posta, check mail.
Vieni al workshop di Gotta per rinnovare la tua casa o fattoria. I materiali e mobilia sono disponibili, va bene? Vabbè, vuoi dare un'occhiata qua? Che cosa c'è? Esamina. Shipping Bean. Ah, ok, questo. Ok, allora sì, è sempre più simile a quel gioco lì, ma in realtà anche il fatto di vedere quest'albero qui con questo semi-alveare mi fa pensare anche ad Animal Crossing. Sarà da vedere, vediamo un attimo la toolbox, che ovviamente andiamo a prendere con tutti i click che possiamo fare. Cos'è questo? Un Tamagotchi? Pedometer. Ah, non abbiamo abbastanza spazio. Vediamo un po'. Ok, con la Q e la R passiamo ai vari strumenti. Ah, col tasto destro si abbattono. Va bene, prima cosa che facciamo, abbattiamo, operazione asfalto che ride, abbattiamo la legna, la mettiamo qui, così almeno vediamo se... Allora, metti i prodotti della terra e degli animali per guadagnare soldi. Alle 5 di pomeriggio Zack arriverà a prenderli. Ah, ok, bello che c'è quello che passa. In aggiunta, nei tuoi campi troverai il shipping bin, ok, per i prodotti animali. Va bene, va bene, va bene, dai. Metti dentro questo, dai. Metti dentro il legno, che almeno conferma 225. Dalle 5 di pomeriggio, però. Infatti vedete che abbiamo ancora 500 gold. Allora, in pratica, con la Q e la R passiamo a vedere i vari materiali, i vari tool. Infatti vedete che li sto shiftando da uno all'altro. Con invece la rotella del mouse passiamo questa seconda barra qua. Si può pescare? Ho mangiato. Vabbè, ho col tasto... Vabbè, ho mangiato. Ok. Avevo anche il pedometro, che non mi dispiaceva. Io quasi quasi metto il martello qua e mi prendo il pedometro. Che voglio vedere che cosa fa il pedometro. Sì. Vabbè. Andiamo a vedere. Col tasto tab apriamo il menu. Vediamo la mappa. Sì, stiamo andando la strada. Molto, molto schematica come cosa. Edge, vediamo un po' dove dovevamo andare. Qua c'è la forgia, la locanda, il generatore, la casa del sindaco, che è piccolina, umile, Basil House, clinica, interessante, workshop, dovevamo andare al workshop, quindi andiamo dalla strada a destra e poi andiamo giù al workshop, andiamo a dare un'occhiata, perché io credo che sul giornale non ci siano delle... No, ci sono solo i salvataggi. Va bene. Ah, questa è la foggia. Diamoci un'occhiata, già che siamo qui. È chiuso. Va bene. Sono 9 di mattina, è chiuso. Cos'è questo? Cos'è questo? Interessante. Siamo arrivati? Sì, direi di sì. Salve! Sì, anche questo... Vabbè. Mi ricorda veramente tanto Animal Crossing, anche questo titolo. Interessante. Allora, non mi sento di giustificare il prezzo, perché secondo me è un po' altino, però... apre ogni giorno, ma sabato... No, va bene. È chiuso. Apre alle 11. Sono le 10:10. Ma che begli alberozzi giapponesi! Posso? No, la roba degli altri non posso abbatterla, giustamente. Non ha la libertà di un Animal Crossing, sicuramente. Sono già le 11, ok, andiamo. Sì, perché il tempo scorre di minuto in minuto. Ma, scusate, ma... sono le 11 di Tuesday. Ah, ok. Ah, adesso si è aperto. Bello che è arrivato, lui è aperto. Salve, lei chi è? Lei è il vigile? Ciao, sei indie, giusto? Il mio nome è Harris, è un onore essere il conestabile di Mineral Town. Insomma, l'ufficiale, il poliziotto. La nostra community è una serena e crime free, cioè senza crimine. Allora non preoccuparti, sarai perfettamente al sicuro qui. Perfetto, grazie. Si può? Mi dica? Ti sei appena mosso nella vecchia farmhouse? Sì, il mio nome è Gotz e sono carpentiere. Va bene, mi vendi qualcosa?
Allora, vediamo un po'. Si può innovare la sì. Ah, ok, non devo cliccare perché il click significa già acquistare. La town villa. Mi servono in materiali, non soldi. No. Ah no, 3.000 gold, 5.000, 6.000 più i materiali. Possiamo editarci la casa, insomma, fare anche il fienile, insomma, carino. Col quella e passiamo di là e andiamo ai prodotti. Possiamo comprarci con loro con i gold, il legno, la pietra, gli alberi che costano una sfucilata e mezza, quindi direi che non compriamo nient'altro. Infatti quello che potevamo... Sì, erano questi, soltanto questi due. Lo trovo piuttosto interessante, devo dire. Andiamo a dare un'occhiatina così, giusto per vedere se magari c'è un general store dove... Mi scusi, lei? Salve, belli disegni. Sei residente qui? Non credo di aver sentito il tuo nome. Ah, quindi ciao, sì, va bene, ciao. Frenzonato subito. Vabbè, allora, vediamo un attimo qua che cacchio è. Vendono animali qua, se non ho capito male. Quindi andiamo a vedere. Vediamo un po'. È un ranch. Sì, è un ranch. Quindi vediamo anche che tipo di animali vendono. Salve. Acquista animali. Ah, ok. La mucca. La mucca è... non so cos'è il calf. È un vitello, insomma. Vabbè. Coffee calf. Strawberry calf. Fruit, ok, alpaca, va bene. E qua invece prodotti, quindi il cibo, il feed, va bene, bello. Intanto continuo ad accettarvi la casa, ma va bene. Andiamo avanti, intanto è diventato mezzogiorno. Dove siamo andati a finire? Ah, siamo finiti qua nel parchetto. Carino. Sarà un gioco senz'altro da scoprire, però ovviamente io adesso ho le domande. Si può uscire dalla città? Non ho idea, sicuramente c'è qualcosa a livello di dungeon dove si potranno andare a ottenere oggetti, però ovvio che chi è interessato a questo gioco è, diciamo, lo comprerà a prescindere un gioco del genere, questo volevo dire. Allora, General Store è la casa a fianco, per questa qua è la clinica, poi ci andiamo tra poco. A vedere, è chiuso. Perché è chiuso? Dalle 9 alle 5 di pomeriggio. Salve, è aperto? Ma è appena uscita lei. Cosa fanno lo scaglionamento? Sono Karen, ok. Ma scusate, ma è chiuso? Ma perché? Dalle 9 di mattina alle 5 di pomeriggio. È l'una di pomeriggio, cioè fa la siesta? Mio nome è Anna, va bene. È martedì, cioè. Andiamo a vedere la clinica. Salve. Oh, qualcosa di fantastico per farti vedere, Ellie. Vabbè. Sì. Sì. Che cavolo, sta parlando tra di loro? Ah, io arrivo poi, ok. Salve! Salve, cosa fa? Sei nuova dalla città? Sì! Mi dispiace, sei indie, sei arrivato per la farm, ok? Va bene, dai. Posso andare a parlare col dottore? Stanno parlando tra di loro, lui si nasconde dietro di me. Sì, va bene, non dobbiamo andare via in fretta. Non dovresti bloccare le persone, cazziato subito. Oh, finalmente qualcuno che non si arrabbia perché gli ho ripreso il figlio. Gli ho dato anche una accettata, ma va bene. Sì, è un tavolo. Ma il dottore? Sì, va bene. Sicuramente qua si potrà fare qualcosa, ma non oggi. Il General Store ha aperto, no, è chiuso. Non si può andare al General Store. Salve, signore.
Questo cos'è? Chiuso il Monday. È aperto. Ok. Cioè... c'è qualcosa che si sta creando problemi? No, non c'è, sto scrivendo la mia storia, insomma, il mio romanzo, e sono giunto a un impasse. Grazie per essere interessato, va bene. Ma vende qualcosa? Si può? Ah, Rising Crops, sono una sorta di tutorial che ci spiega come... come crescere Rising Crops, gli stage delle varie patate, interessante, con tutte le varie evoluzioni. Qua c'è i controlli di base, una sorta di distanza tutorial. Ci sono i festival, un po' come quell'altro gioco o Animal Crossing. Sì. Senz'altro questo gioco può fare la felicità di molti, secondo me. Ho iniziato a perdere un po' di cuoricini e credo sia la stanchezza, non tanto altro. È chiuso, vabbè, non si va qui al... Non... volevo comprare due semi, ma... Salve! Che succede? La chiesa? Salve! Si può andare in sacrestia? No. Vabbè, la chiesa c'è. Bene. Adesso direi che forse per la prima volta non mi sono perso, perché l'area è molto semplice. Adesso andiamo giù e torniamo in farm, così diamo un'occhiata, vediamo se si può fare qualcosa, perché sono anche giunte le 3 di pomeriggio. Diciamo che è chiuso il... questo cos'è? La vineria è chiuso, cioè boh, chiuso il Tuesday, ma oggi è... cioè non Tuesday, è Sunday, di solito sabato, la domenica sono chiusi, beati loro. Allora, niente, facciamo quello che si fa normalmente in altri giochi di questo tipo e liberiamo il campo. Diamo un'occhiatina anche alla nostra fattoria. Possiamo levarlo questo? Sì. Mettiamo tutto nello zaino, infatti lo vedete che lo sta accumulando qua. Ok, allora non è originale la storia, sicuramente è un pretesto. Ah, è arrivato a prendere la mia roba. Posso darti anche questa? Grazie. Grazie. Poi gliela aggiungo in extremis. C'è anche il legno. È figo perché non è quella cosa che succede durante la notte, ma passa proprio lui alle 5. Infatti alle 5 era qui. Sono le 5.40, adesso vai via però. Perché voglio vedere se effettivamente ha un'interazione col mondo lui, perché se ne sta andando, probabilmente adesso sparirà del tutto. Infatti non c'è più. Ok, però apprezzo il tentativo. Dunque, abbiamo dell'uva. Diamo un'occhiata alla proprietà, perché qua andremo a... cos'è questo? C'è un pollaio, dove sì, potevamo vendere altra roba. Possiamo vedere il feed da mangiare le cose. Qua mettiamo dentro anche tipo le uova, quelle cose lì. Watermill, si può prendere anche l'acqua dal pozzo. Il tempo è bello, quindi ci va bene. Non abbiamo dei semi da piantare, probabilmente. Posso usare la falce? Salve. Vado. È interessante perché facciamo fieno anche. E vedete che mentre io sto lavorando, in alto i cuoricini scendono. È un po' scomoda sta cosa delle frecce, perché fa più pensare a un discorso pad. Però... perché sta scampanando? Ma voglio capire, perché ho anche equipaggiato il pedometro, quindi il contapassi. Voglio vedere come si fa. Sta diventando delle
Ok. Ah, ok, vediamo un po' cosa c'è qua dentro. No, vabbè, sono sempre gli animali anche qua. Andiamo a casa e vediamo. Vediamo, perché comunque di semi non ne ho. Quindi esamina, stalla. Entra. No, un'altra stalla ancora. Ma quanto cavolo è grande? Ma è tutto nostro questo. Vabbè, andiamo. Entra in casa. Si può accendere la televisione? News. Ok. Il tempo. Dovrebbe essere bello e soleggiato. Grazie, in questo gioco si ringrazia anche la televisione. Dormiamo. Dormiamo e vediamo se riusciamo ad andare al General Store. In questo caso abbiamo venduto altre cianfrusaglie, quindi tra tutto quello che potevamo vendere. Lui sta auto mangiando qualcosa, ma non... Oddio. Mugi, Mugi, come si pronuncia? Ciao Indy, al momento ho un favore da chiederti. Si comincia. Hai visto quella miniera di lì vicino? Sfortunatamente non ho il tempo di andare a prendermene cura. Accetto. Cioè, non ho capito niente, però. Contiamo su di te, va bene. Boh. What a name? Boh. Cioè, mi ha dato un cane? Ho saltato proprio velocemente, quindi non ho capito. E tutte le migliori cose nascono per caso. Quindi non ho ben capito cosa ho dato il nome. Comunque è andato a prendere qualcosa. Una volta che è cresciuto tornerà. Vabbè. Scusatemi, ma ho letto veramente veloce. Ah, ok, ci dà un cavallo. Foal è un cavallo, è quello che non capivo. Sì, stai vicino, premi confirm per parlarci e equipaggia una spazzola per pulirlo. Dopo 90 giorni diventerà completamente un cavallo completamente cresciuto. Ah, me l'ha messo in stalla, ok. Ce l'ho la spazzola? No. Evidentemente no. Comunque andiamo a vedere se c'è qui. Sì, eccolo qua. Ciao, bellissimo. L'ho chiamato Bo. Quindi va bene. E niente, mi serve la spa. Ho trovato un gioiello della verità. Ti do da mangiare? No, io in realtà volevo cercare di... Niente, vabbè, dovremmo pulirti in qualche modo, insomma, poi ci studierò. Andiamo a vedere se sto stramaledetto General Store è aperto oggi, perché dobbiamo aspettare che apra. La forgia, è chiusa, tutto chiuso. È della città del non c'ho voglia di lavorare. Allora, questa è la farm di quell'altro. Ah, viene da qui il tipello. È chiuso, vabbè, e se ti parlassi puoi aiutarmi? No, perché volevo comprare una spazzola o qualcosa da dargli da mangiare, perché mi hai regalato il cavallo, quindi cos'è sto posto? Qua mi dà il cavallo, che ah, sono andato alla piazza qui, perfetto, mi ha visto praticamente tutta la città. Andiamo al mare di qua, vediamo cosa c'è qui. C'è un ponte, c'è un molo, quindi magari da qualche altra parte si può anche andare. Sì, direi che... oddio, se avete sempre amato altri giochi di questo tipo che ci sono per PC, avete amato anche Animal Crossing, ma non avete una Switch per giocarlo, potrebbe essere una buona scelta questo, perché non mi sembra assolutamente male. Allora, voglio, prima di finire, andare a vedere se, cioè se, come funziona la locanda. Salve. Buondì. Salve. Ah, vendono cose. Cheesecake e basta. Vabbè, vendono cheesecake e basta, va bene. Niente, andiamo all'Emporio. Sono le 9, sarà poi anche aperto adesso. Finalmente.
Finalmente vendono anche i semi. Produzione limitate, bene. Benvenuto. Allora, turnip è quello che ci davano con la partita semplice, ma in realtà a me non interessa, io voglio comprare le patate. Due patate. Ah, ok. Ok. Mi mandano tutto nella toolbox di casa mia. Già che ci sono, ti compro anche un turnip, due turnip. Perfetto. Sì, perfetto, grazie. Arrivederla, eh. Grazie, tante belle cose. Questo cosa vende? Vabbè, arrivederci. E scendiamo direttamente da qui e vediamo un attimo adesso come funziona. Io adesso trovo fastidiosa questa cosa che devo girare con un pezzo di legno in mano, quindi non so adesso se ci sia fame o qualcosa, perché comunque qua sopra c'è tipo la vita. Allora, adesso vediamo se riusciamo. Allora, me l'ha messo qua. Quindi io deposito il pedometro, che mi dice che ho fatto 1400 e rotti passi. Mi prendo le patate. Allora, le patate vorrei piantarle così. Figo! Perché no? Ma devo zappare? Sì, probabilmente sì. Bisogna essere molto precisi, serve quasi più un pad che un che mouse e tastiera, ma va bene. Facciamo una cosa bella pulita. La facciamo così. Poi ripeto, graficamente mi piace. Allora, possiamo piantarla qui? Sì. Bene, bellino. Adesso devo farne ancora due e poi siamo pronti. Infatti pensavo fosse un martello, questo in realtà è la zappa. Allora, abbiamo piantato, adesso poi si va a bagnare. E poi adesso onestamente non mi ricordo quanto avevano detto che ci voleva per farlo crescere, ma bene, piantato, abbiamo piantato. Annaffiatoio, vediamo se me lo dà. Eh no, è vuoto, quindi devo andare a riempirlo in qualche parte. Così si può riempire qui? No? Me lo fate riempire qui? Perché, scusami, c'è il pozzo lì? Non ci sono i cavalli? Sì, dritto così. Voglio vedere se me lo fa riempire. No, evidentemente no. Niente, devo capire come riempirlo. Probabilmente lo riempirò da qui. Cos'è che è? No, non voglio pescare. Io voglio solo tirare fuori sto affare qua. Ok. Riempito, perfetto. E adesso bagniamo. Basta un click. Bene. Ci lasciamo qua con, dopo aver piantato le patate, ovviamente io attendo anche un vostro parere sul gioco, se conoscete questa saga, Story of Seasons. Sono stanchissimo, no, meno male, però intanto la fatica sta scendendo comunque. Volevo dare un'occhiata, un ultimo dubbio che ho, se è possibile vedere magari l'amicizia che abbiamo con le altre persone, perché onestamente questo è stato un proviamolo senza conoscere la serie. È stato proprio fatto così, giusto per provarlo insieme, farvi vedere, ma qua al momento non c'è nulla, non mi dice niente. Residence, ok, no, eccolo qua, si può vedere che sulle donne ci sono anche i cuori, quindi è possibile che ci siano anche le storie, delle romance, non lo so, vedremo. Intanto io direi che vado qua e faccio un save nel journal, right? Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo particolarissimo titolo. Io vi dico, il feedback con un Animal Crossing piuttosto che altri ce l'ha.
Mi ricorda Animal Crossing soprattutto per la grafica, per chi non digeriva altri giochi a livello grafico. Quindi questo Story of Seasons non è male. Costa 49 euro. Io dico, io pagherei 49 euro. Probabilmente se io fossi appassionato sfegatato di questi titoli, sì, assolutamente. Come ho pagato altre volte 40 euro, 50 euro, giochi che non si filava nessuno, ma perché a me piacevano. Quindi mi sento di promuoverlo. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. E alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.